oltre una settimana, il re di Strozzapopoli aveva aperto un concorso fra tutti gli orticoltori e i fruttivendoli del mondo, e anche fra coloro che non erano né orticoltori né fruttivendoli. Tuttavia, nessuno si era presentato al concorso, benché il premio promesso fosse niente meno che un cavallo bianco, il quale aveva sulla pancia una macchia gialla a forma di mandolino. Che per guadagnare questo premio bisognava arrivare a inventare, figuratevi, le ciliegie senza nocciolo, ma delle ciliegie vere e sane, buone da mangiarsi, delle ciliegie come tutte le altre ciliegie, ma senza nocciolo. Questo del re di Strozzapopoli non era un capriccio. Dovete sapere che Arnaboldo, suo figliolo ed erede del trono, aveva una passione feroce per le ciliegie. Ma Arnaboldo non aveva che 2 anni e a quell'età non aveva ancora imparato, sebbene fosse figlio di re ed erede al trono, a sputare i noccioli delle ciliegie. Allora suo padre l'aveva affidato alle cure di un vecchio professore di diritto e filosofia, il quale aveva l'incarico di snocciolare tutte le ciliegie del reale principino. Ma un giorno il re scoprì che il vecchio professore di diritto e filosofia, il quale era molto miope, mangiava lui le ciliegie e dava i noccioli al bambino. Allora lo licenziò su 2 piedi e bandì quel concorso fra tutti gli orticoltori e fruttivendoli del mondo, e anche fra coloro che non erano né orticoltori né fruttivendoli. Alla fine della settimana non si era fatto vivo nessun concorrente ancora. Il re era fuori di sé dalla bile. Allora mandò a chiamare il primo ministro di Stato e gli disse senza preamboli: se per domani sera non avete trovato l'inventore delle ciliegie senza nocciolo, vi farò impiccare. Il primo ministro di Stato rimase male e si grattò la punta del naso come faceva sempre in simili circostanze. Poi mandò a chiamare il capitano delle guardie reali e il capitano delle guardie reali, che soffriva di occhi pollini, si fece condurre da lui in carrozzella. «Se per domani a mezzogiorno in punto», gli gridò allora il primo ministro di Stato, «non avete trovato l'inventore delle ciliegie senza nocciolo, vi farò incendiare». Il capitano delle guardie reali rimase male anche lui e si tamburellò la pancia come faceva sempre quando rimaneva male. Questo gesto gli ispirò un'idea geniale, in seguito alla quale si fece condurre con la sua carrozzella da Non Possumus. Saggio famoso, più saggio e più famoso di Diogene, perché Diogene viveva in una botte, mentre Non Possumus, che era piccolo piccolo, aveva eletto domicilio in mezzo barile, e la sua sapienza era tanta che poteva con la massima facilità fare delle divisioni di 6 cifre senza riprova, come guarire i cavalli dal verbocale cronico. È naturale dunque che a lui si facesse condurre il capitano delle guardie e che gli dicesse: se per domani mattina non mi farete avere 1/2 chilo di ciliegie senza noccioli, vi farò squartare. Non Possumus non rimase male, né si grattò la punta del naso, né si tamburellò la pancia, ma scuotendo la testa sorridente, fuori del suo mezzo barile, rispose docile: sta bene, per domattina ne avrete anche 1 chilo. L'indomani mattina, infatti, puntualmente, a corte arrivò un pacco postale su cui era scritto: ciliegie senza nocciolo. Thank you.
mise in subuglio tutta la reggia. Dai saloni, dai corridoi, giù per le scale, dalle soffitti, dalle cantine correvano a frotte i paggi, gli staffieri, le damigelle d'onore, le anziche necchi e le lustrascarpe di corte. Il re gongolava dalla gioia, il primo ministro piangeva dalla consolazione, il capitano delle guardie era saltato giù dalla carrozzella e, malgrado i suoi occhi pollini, saltellava come una ballerina. Venne il maresciallo dei pompieri con l'accetta e, tra la trepidazione generale, aprì il pacco. Ma appena il pacco fu aperto, tutti rimasero di sale. Dentro c'erano delle ciliegie candite. Proprio delle ciliegie candite, senza nocciolo naturalmente, ma non era così che le voleva il re, non era così che le voleva Sua Altezza il principino reale, che piangeva a squarciagola per la delusione. La costernazione era generale. I paggi, gli staffieri, le damigelle d'onore, gli anziche necchi, il lustrascarpe di corte sgattaiolarono via mogi mogi per i saloni, per i corridoi, su per le scale, nelle soffitte e nelle cantine. Nell'imbarazzo del momento, il primo ministro di Stato si era messo a grattare il naso al capitano delle guardie, credendolo il proprio, e in cambio il capitano delle guardie tamburellava la pancia del ministro. Il re intanto gridava furiosamente: «Conducetemi qui subito! Quel briccone di Rompossumus!» Allora il capitano delle guardie rimontò in carrozzella e andò ad arrestare quel briccone di Rompossumus. Il giudizio fu sommario. Non Possumus, accusato di corbellatura alla sacra persona del re, fu dai magistrati di Strozzapopoli condannato a morire di indigestione di ciliegie. Ma Non Possumus era un saggio famoso e le ciliegie non gli piacevano. Perciò disse al re: «Sire, una sola persona è capace di inventare le ciliegie senza nocciolo, e quella persona sono io. Se voi mi fate morire, nessuno potrà mai appagare questo vostro desiderio. Io sì lo posso, ma ho bisogno mi concediate 3 mesi di tempo e che mettiate a mia disposizione tutto ciò che occorre ai miei studi». Il re ci pensò su 5 minuti. Poi decise di accordare al saggio famoso quanto gli chiedeva. Gli fece aprire un sontuoso appartamento nel suo palazzo e mise al suo servizio 100 servi con l'incarico di ubbidire ad ogni suo ordine. Non Possumus, che fino allora aveva abitato un mezzo barile, si trovò sbalzato da un momento all'altro a una vita principesca. Aveva un servo che gli lavava la mano destra, uno che gli lavava la sinistra e tutte e due gli lavavano il viso. E mangiava i bocconi più delicati e si profumava i capelli con la pomata d'olio di banana e stava in ozio tutto il giorno. O faceva solo quello che voleva e pensava a tutto quello che gli pareva, a tutto, fuorché naturalmente a inventare le ciliegie senza nocciolo. Alla fine del primo mese, il re andò a fargli una visita e lo trovò che fumava la pipa. «Come?» disse il re. «È così che studiate?» «Sire», rispose Non Possumus senza scomodarsi, «i saggi famosi studiano sempre fumando la pipa». Il re gli credette e da quel giorno prese a fumare anche lui la pipa che detestava.
Alla fine del secondo mese tornò da un possumus e lo trovò che acchiappava le mosche sui vetri. «Come?» disse il re. «È così che studiate?» «Sire», rispose non possumus, «i saggi famosi studiano sempre acchiappando le mosche sui vetri». Il re gli credette e da quel giorno anche lui prese l'abitudine di acchiappare le mosche sui vetri. Alla fine del terzo mese ritornò da non possumus. Questa volta era accompagnato da tutto il suo seguito. C'erano i paggi, gli staffieri, le damigelle d'onore, le guardie, le anziche necchi e i lavandai di corte, tutti pieni di curiosità e di ansia. Quando tutti furono raccolti, non possumus tirò fuori dalla saccoccia una verghetta nera e gialla e così disse al re: «Sire, questa verghetta nera e gialla è una verghetta miracolosa. Basta con questa toccare le ciliegie perché i noccioli interni si distruggano convertendosi in polpa». E poiché il re e tutti gli altri guardavano sorpresi e diffidenti, aggiunse: «E se non ci credete, fatevi subito la prova». Allora il re chiamò il primo fruttivendolo, fornitore della sua real casa, perché gli portasse un cestino di ciliegie. Ma il primo fruttivendolo, mortificatissimo, rispose: «Altezza, voi dimenticate che ormai la stagione delle ciliegie è finita. Di quest'epoca non se ne trovano che di secche». Il re rimase di stucco, perbacco. Era vero, era vero. E lui non ci aveva pensato. E allora? E allora come si doveva fare? «Sire», disse non possumus, «questo non riguarda più me. Io ho obbedito al vostro ordine e ho inventato la verghetta miracolosa. Se voi non credete alla sua virtù e volete sperimentarla, abbiate pazienza un po' di tempo e aspettate che torni la stagione delle ciliegie». Che fare? Il re dovette cedere alla necessità, contentarsi del consiglio del saggio famoso e aspettare che venisse la primavera. Ma quando venne la primavera, Arnaboldo aveva ormai 3 anni e le ciliegie aveva imparato a snocciolarle da sé. Il re non pensò più alla verghetta miracolosa e non possumus ritornò indisturbato a fare il saggio famoso nel mezzo barile.